Alleluia, gloria al nome del Signore. Cari fratelli e sorelle in Cristo, questo giorno voglio leggere alcuni versetti o alcuni capitoli o alcuni passi dei Salmi. Leggeremo, glorificate il nome del Signore, nel libro dei Salmi, il Salmo primo, e dice questo: Beato l'uomo che non è camminato nel consiglio degli empi, e non si è fermato nella via dei peccatori, e non è seduto nella sedia degli schernitori, il cui diletto è la legge del Signore. E medita in esso giorno e notte, e sarà come un albero piantato presso i ruscelli d'acqua, il quale rende il suo frutto nella sua stagione, le cui fronde non appassano, e tutto quello che egli farà prospererà. Così non saranno gli empi, anzi saranno come pula sospinta dal vento. Perciò gli empi non staranno ritti nel giudizio, né i peccatori nella raunanza dei giusti, perciò che il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi perirà. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Vediamo che in questo passo della Scrittura, alleluia, nei Salmi ci fa comprendere che la persona che fa la volontà di Dio è come un albero piantato presso i ruscelli delle acque e porterà il suo frutto alla sua stagione e le sue foglie saranno di guarigione. Gloria al nome del Signore. Alleluia. L'apparenza dei cristiani, di quelli che fanno la volontà del Signore, che sono le foglie, sono per guarigione delle persone. Alleluia al nome del Signore. Il cristiano che fa la volontà di Dio, i suoi frutti, gloria al nome del Signore, alleluia, che lui fa, sono alla lode e alla gloria del Signore, che servono per dare vita alle persone. Gloria al nome del Signore, così dice la parola di Dio. Gloria al nome del Signore. La parola del Signore a noi ci insegna che noi dobbiamo fare la volontà del Signore e per mezzo che noi facciamo la volontà di Dio, diamo la luce, così dice la Bibbia e la parola di Dio, voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Noi dobbiamo dare luce, alleluia, per mezzo di quello che noi facciamo, di quello, glorificate il nome del Signore, che noi emaniamo. E Dio è luce, egli trasmette la luce a noi e noi la trasmettiamo agli altri. E per mezzo di questa luce, glorificate il nome del Signore, c'è la vita, la gioia e l'allegrezza. La luce del Signore dà vita, gioia e di allegrezza. Gloria al nome del Signore. Gesù è la grande luce, al nome del Signore, che viene dal cielo, la quale ha illuminato noi. E noi come tanti luminari vogliamo emanare questa luce, a ciò che il nostro Dio sia glorificato, lodato ed innalzato. La luce sono la giustizia, la santità, le buone opere, le cose che vengono dal Signore. Alleluia, il Dio sia lodato. E di ora vogliamo leggere un altro salmo. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. E dice così: Il Signore è il mio pastore, e nulla mi mancherà. Quando noi abbiamo il Signore per pastore, abbiamo tutto. Gloria al nome del Signore. Egli mi fa giacere in paschi erbosi e mi guida lungo le acque chete. Egli mi ristora l'anima. Il Signore ci ristora l'anima e ci dà la vita. Egli mi conduce per i sentieri di giustizia. Ci fa camminare nella giustizia, nelle cose giuste, nelle cose che vuole il Signore.
e per amore del suo nome. Questo avviene per amore del suo nome. Avvenne che io camminassi nella valle dell'ombra della morte. Alleluia! Anche che io camminasse in un pericolo. Dice la Bibbia, io non temerei male alcuno, perciò che tu sei meco. Alleluia! O sono nell'infermità, o nella malattia, o in qualche pericolo della vita. Alleluia, noi abbiamo Dio, avendo Dio ci libera, ci guarisce, alleluia, e ci dà la grazia, perché noi abbiamo la fede e crediamo in Lui. Gloria a Gesù. Avvenne che io camminassi nella valle dell'ombra della morte, che sembra che ci sia la morte vicina, Dio ci libererà, Dio ti libererà, perché tu hai fede fortemente nel Signore. Alleluia. Io non temerei male alcuno, io non temerei male alcuno, perciò che tu sei meco. Alleluia. Per questo non si ha timore, perciò che al Signore vicino. Gloria a Gesù. La tua bacchetta e la tua verga mi consolano. Quando la persona cerca di sbagliare, il Signore ci dà, alleluia, una correzione a noi. Alleluia. E per mezzo della correzione viene la santificazione. Gloria a Gesù. Alleluia. Tu apparecchi davanti a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo di olio e la mia coppa trabocca. Per certo bene, benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Finché io vivrò, avrò la benignità del Signore vicino a me. Questo dice il salmista, ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Sia tu e io, fratello, abiteremo continuamente col Signore per vivere in pace con Dio e una vita vicino a Dio. Gloria al nome del Signore. Ed ora vogliamo leggere, alleluia, il nome del Signore, il Salmo 24, gloria a Gesù, e dice così: al Signore appartiene la terra, il padrone della terra è Dio, e tutto quello che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, tutto appartiene a Dio, perciò che Egli ha fondato sopra i mari, e l'ha fermato sopra i fiumi. Chi salirà al monte del Signore? Chi andrà nel luogo dove si manifesta il Dio? Alleluia. Chi starà nel luogo suo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, l'uomo che cammina secondo la volontà di Dio, innocente di mano e puro di cuore, il quale non eleva l'anima a vanità e non giura con frode, non cerca le vanità e non dice menzogne, un giuramento fatto con menzogne, gloria al nome del Signore, un tale riceverà benedizione dal Signore e giustizia dall'Iddio della sua salute. Tale è la generazione di quelli che lo ricercano, come dire così, questi sono la generazione che ricercano il Signore. Tale Giacobbe che cerca la tua faccia, o Dio, Giacobbe il principe di Dio, gloria al nome del Signore, quello che lottò con Dio, gloria al nome del Signore, ha avuto grazia. Anche tu e io dobbiamo lottare per avere grazia dal Signore e ricevere benevolenza, per ricevere, gloria al nome del Signore, un nuovo nome, un uomo di cristiano, un uomo che ama il Dio, un uomo che serve il Signore, principe di Dio, gloria al nome del Signore, colui che è vicino a Dio. Dice la Bibbia, e ci ha fatto, lo dice nell'Apostolo Pietro, ci ha fatti sacerdoti e anche re,
a ciò che noi regniamo col Signore. Gloria al nome del Signore, lo vedremo come Egli è e lo godremo per tutta l'eternità. O porte, alzate i vostri capi, alleluia, e voi porte eterne alzatevi, apriamo il nostro cuore, e il Re di gloria entrerà, alleluia, il Re di gloria entra nel nostro cuore. Chi è questo Re di gloria? Egli è il Signore, forte, possente, il Signore poderoso in battaglia. Egli vince, al nome del Signore, Egli ci dà la vittoria di vincere il diavolo. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore. O porte, alzate i vostri capi. Alzatevi, o porte eterne. E il Re di gloria entrerà. Apriamo il nostro cuore. E il Re di gloria entra. Chi è questo Re di gloria? Egli è il Signore degli eserciti. Esso è il Re di gloria. Il Re, alleluia, che ha grande gloria. Egli è l'eccelso, l'onnipotente, l'onnisciente, l'onniveggente. Adalamachea Saraia, l'Eterno è grande, l'Eterno è potente, l'Eterno è eccelso. E gli angeli del Signore sono intorno a noi, se facciamo la sua volontà, se la facciamo davvero sul senso della parola. Alleluia! Etelaia, etelaia, etelaia. Gloria al nome del Signore. Alleluia! Il Dio sia lodato.